Li abbiamo radunati tutti. Olio Andreassi, una garanzia. Non si è cavaliere, non si è commendatore per caso. Allora, Matteo Andreassi, intanto ben ritrovato. E tutti gli anni parleremo con la consorte, col nipote, con la signora, eccetera, eccetera. Possiamo dire che l'olio esiste, persiste nella qualità e insiste nel mercato. Assolutamente sì. Noi, nonostante un pessimo anno per quanto riguarda i prezzi, che abbiamo avuto degli aumenti proprio considerevoli per le famiglie, che il nostro punto di forza sono sempre le famiglie, nonostante tutto abbiamo aumentato e incrementato il nostro fatturato, il nostro potenziale di lavorazione di circa il 30%. Quindi nonostante tutto siamo molto molto contenti, e anche il consumatore a fatica, un po' a malincuore, ha accettato il nostro aumento, perché quest'anno è stato un anno molto molto difficile. La vetrina, la passerella del Vinitaly di Verona è sempre insostituibile, è fondamentale, ma gli stand diminuiscono per l'olio, per quale motivo? Senza fare numeri, oppure li facciamo da decine a poca, a poco meno di una decina. Sì, questo è vero ed è veramente un peccato, perché oggi lavorare se non si ha un mercato abbastanza duro, abbastanza consolidato, ci sono i problemi, sì. I frantoi hanno problemi, perché i costi di gestione sono aumentati in un modo esponenziale. E allora la ricetta magica, Andreassi, qual è? Beh, noi facciamo cultura oltre che a vendita, oltre alla vendita facciamo cultura nelle famiglie, ospitiamo gruppi, facciamo assaggi, e partecipando in tante manifestazioni riusciamo a far capire veramente la qualità del prodotto e a farcela apprezzare. Allora, Matteo, posso dire così, cavaliere, commendatore, vabbè, eccetera, lo sappiamo. Intanto la commendatora, come si dice, la cavaliera, la consorte, la first lady, allora, ma sempre, come fa? Non si ringiovanisce nel corso degli anni per rincorrere questo signore? Qual è l'altra ricetta? Mi piace il lavoro, mi piace quello che faccio. E piace quello che fa lui? Sì, sì, sì. Abbiamo mansioni diverse, gestiamo cose diverse nella stessa azienda, e diciamo che quello che non manca è la passione, anche se a volte come in annate come questa c'è un po' di sconforto, però poi speriamo di... Con questo sorriso, con il sorriso il conforto si stempera. In fondo a questa meravigliosa può venire la signora Fedelissima. Ah, già, che nome particolare, Fedelissima, cioè è molto alta, quindi altissima e Fedelissima. Come, e non ha il tacco, l'ha voluto subito significare in maniera precisa. Io non lo faccio mai perché poi mi rimproverano, però si può presentare, per una volta lo possiamo fare. Certo, io sono Rosangela, faccio parte di un gruppo di famiglie cliente da 30 anni del commendatore cavaliere, entusiasta di questo olio, perché è veramente un olio buono, genuino. Poi chi ha occasione di andare a visitare il frantoio vede dove viene fatto, vede la cura, la passione, la pulizia, e quindi questa cosa mi ha sempre mi ha conquistato, e vengo molto volentieri ad aiutarlo ormai da diversi anni al Vinitaly, spinta dalla passione, non da produttrice come quella di Marilena, ma da consumatrice. Ecco, allora, signora, dall'accento Sicilia, no? Una cosa del genere. No, no, io sono emiliana di origine, sì, ma vivo in Franciacorta da più di 30 anni. Che bello, quindi appena nata subito in Franciacorta, giusto? Ho detto bene. Allora c'è il ragazzo, il fanciullo, anche per poter parlare nel dettaglio, sempre con il beneplacito del cameriere commendatore. E altro, cosa sarà? Grande ufficiale? No, presto lo sarà, grande ufficiale. Vogliamo parlare di queste pietre preziose, di queste gemme tra olio e vino? Sì, queste sono le nostre perle, gemme preziose. Abbiamo qui una varietà di i nostri vari formati di lattine, da 1, da 3, da 5 litri. E poi abbiamo la selezione, sempre con lo stesso tipo di olio, delle bottiglie.
Per le bottiglie abbiamo il formato da 250 ml, 500 e 750 ml. Poi da pochi anni abbiamo aggiunto alla nostra linea di prodotti dei vini sempre autoctoni abruzzesi, come un rosso, il Montepulciano d'Abruzzo, e due bianchi, una passerina e un pecorino d'Abruzzo. Ma l'olio Andreassi è qui e rappresenta, ancora una volta lo diciamo, una testimonianza di operosità, di tradizione, di lavoro e di cultura dell'olio e anche del vino. Grazie.